Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso, nonostante abbia poco tempo, di uscire, visto la bella giornata, e parteciperò alla Montevecchia Red Zone Challenge, organizzata da The South Adventure. Ho trovato il link su Instagram, ho visto il video trailer, diciamo, comunque di spiegazioni su YouTube, e quindi gli ho scritto subito che, essendo praticamente fuori da casa mia, non potevo non partecipare. Quindi adesso cerchiamo di capire se Strava mi ha preso il segmento e me lo fa vedere in diretta, in modo che possiamo seguirlo. Sono appena salito a Montevecchia, adesso sono sceso dalla parte della Valle del Curone, dalla parte opposta alla Valle del Curone. Vediamo di raggiungere il punto di inizio. Few minutes later. Ovviamente rimandato perché non riesco a trovare la traccia. Mannaggia. Vabbè, provo a fare un giro qua, poi torno a casa. 3 days later. E 3 giorni dopo siamo tornati sul posto del percorso, perché ovviamente l'altra volta non avevo la traccia e quindi me la sono dovuta scaricare. Devo dire che ho un po' le gambe di legno oggi. Siamo carica percorso. No, sbagliato. Corsa trovata. Ce la fai? Facciamola far vedere. Sì, si porta da qua. Primo pezzo è su asfalto, pianeggiante, poi c'è un bello strappo. Pronti per la salita. Gira a destra. Vabbè. Vita finita. Ciao. Ciao. Tutto sferrato. Di Fosso Piano ferrato. Fuori rotta.
seconda salita, questa volta su sterrato, ed è più dura questa, un po' più lunga anche. Però il pezzo è più duro. In discesa appena arrivato, adesso guardo il tempo, o meglio torno a casa, controllo il tempo e poi lo metto qui in sovraimpression. Adesso torno sul percorso e vi faccio vedere magari qualche passaggio. Pezzo più duro della salita è questo, 20% di sterrato. Si arriva la grigiolina. E direi che dopo questo mini giro possiamo concludere anche il video di oggi. Io vi ringrazio, ringrazio i ragazzi di The South Adventure per aver dato questa sfida, così almeno non sto sul divano a Pasquetta, e questo è molto importante. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così la prossima volta vedete il mio prossimo video. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Cado.